situazione rimane molto difficile, anche perché non c'è una ripresa vera degli investimenti, né pubblici né privati, e questo è il vero problema. Per quello che riguarda le vicende in Sicilia, il 3 dicembre diventa una giornata decisiva, perché c'è sia l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per Termini Imerese, sia la convocazione fatta da Fincantieri a Roma per la vicenda che riguarda tutta la situazione di Fincantieri, compreso le ultime, diciamo così, dinamiche aziendali che ci preoccupano abbastanza. Quindi quella sarà una giornata molto importante, perché debbono essere chiarite sia per quello che riguarda le prospettive di Termini, sia per quello che riguarda la scelta di Fincantieri, appunto, che prospettive, che futuro si può avere a partire da due realtà così importanti. Così come è aperta, come sapete, tutta la vicenda che riguarda l'ST e che riguarda anche le scelte che in quel senso li vengono fatte. Finora penso che sia stato insufficiente quello che è stato fatto, anche perché lo dimostra, stiamo ancora discutendo, Termini Imerese è un po' di anni che si discute, Fincantieri stiamo parlando di un'azienda che non ha mai avuto tanto lavoro come adesso, però c'è un problema di scelte, di gestione, c'è bisogno di un piano straordinario dei porti, di infrastrutture. Se pensiamo al sistema ferroviario, oggi è il momento, dopo aver fatto l'alta velocità, di affrontare anche il problema della bassa velocità, perché fuori dalle zone dove è stata fatta l'alta velocità ormai non sai quando parti, non sai quando arrivi, non sai neanche se esistono i servizi pubblici. Oppure se pensiamo a quello che è successo a Messina, cioè siamo di fronte al fatto che diritti minimi fondamentali non rischiano di non essere garantiti. Questo vuol dire, insisto, investire. Un altro provvedimento che noi stiamo rivendicando, visto che ci sono milioni di lavoratori che sono senza il contratto da anni, è quello che il governo faccia un provvedimento di defiscalizzazione, ad esempio, degli aumenti che dovrebbero essere dati nei contratti nazionali di lavoro. Questo potrebbe essere un modo per mettere nelle condizioni le persone di avere qualche euro in più da poter spendere e fare ripartire i consumi, mentre queste cose il governo non le sta facendo.